periodo così difficile noi abbiamo scommesso sul rilanciare i servizi della Camera di Commercio di Firenze. Parliamo di Export Hub. Export Hub è l'appellativo di un progetto che prevede un certo numero di servizi, servizi che cercano di avvicinare le imprese a questo tipo di tematica, perché siamo convinti possa essere una delle strade, se non la strada, che ci riporterà allo sviluppo e alla dimensione economica che avevamo precedentemente. Abbiamo fatto anche due incontri con l'Agenzia delle Dogane, in occasione dei quali abbiamo avuto la partecipazione di qualche centinaio di imprese. Hanno risposto molto bene, in particolare sui temi dell'agroalimentare e del vino. Un po' meno sui temi sui settori del design, dell'arredo e della moda, sui quali stiamo proprio cercando insieme alle associazioni di categorie di capire cosa poter fare per ricominciare a stimolare le imprese verso questo tipo di attività e di mercati. Poi abbiamo attivato dei corsi di Business English, sono corsi ovviamente per chi parla già la lingua, non è più pensabile di lavorare solo per Firenze, la provincia di Firenze o al massimo la Toscana, è già stretta anche l'Italia, l'Europa è davanti a noi, è un mercato unico che esiste ormai da decenni, ma soprattutto è il mondo il riferimento che l'imprenditore deve avere davanti a sé. Martedì 15 dicembre dalle 10 alle 11 la Camera di Firenze, Promo Firenze e la Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili organizza un webinar informativo gratuito per imprese e professionisti sulle novità nel settore dell'edilizia introdotte dal decreto rilancio. Mercoledì 16 dicembre un nuovo webinar sull'attrazione di investimenti dalla Svizzera organizzato da Export Hub per l'accompagnamento delle imprese sui mercati esteri con un quadro sulle tendenze e consigli pratici. Rifinanziato il bando Ripartiamo in sicurezza per gli interventi di sicurezza e sanificazione dei luoghi di lavoro. Si può fare domanda fino al 31 dicembre. Fondi ancora disponibili anche sui bandi internazionalizzazione, cooperative e filiera corta.